Mobilità docenti, ecco chi può presentare domanda per l'anno scolastico 2023-2024. Il primo gruppo sono i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021-2022 e anni scolastici precedenti. In questo caso possono presentare domanda in provincia o in alta provincia se non hanno presentato domanda per l'anno scolastico 2022-2023, hanno presentato domanda per l'anno scolastico 2022-2023 ma non hanno ottenuto nessun movimento, hanno presentato domanda per l'anno scolastico 2021-2022 e/o 2022-2023 all'interno della provincia di titolarità ottenendo una scuola fuori dal comune di titolarità attraverso l'espressione del codice comune o distretto, o infine hanno presentato e ottenuto domanda per l'anno scolastico 2021-2022 e/o 2022-2023 e rientrino nei vincoli attualmente previsti, ma risultino in soprannumero o in esubero o possono far valere una delle precedenze previste dall'articolo 13 del CCNI. Il secondo gruppo sono i docenti non immessi in ruolo anno scolastico 2022-2023. In questo caso possono presentare domanda in provincia e in altra provincia solo se risultino in sovrannumero o esubero, sono beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6 della legge 104/92, docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità, per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o per l'inserimento nelle GAE. Inoltre, tali docenti possono presentare per l'anno scolastico 2023-2024 domanda con riserva in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto solo per l'anno scolastico 2023-2024. In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata. Il secondo gruppo sono i docenti assunti da GPS prima fascia sostegno nell'anno scolastico 2021-2022 e confermati in ruolo il 1 settembre 2022. In questo caso possono presentare domanda in provincia e in altra provincia per l'anno scolastico 2023-2024.